ovviamente essendo l'ex presidente posso solo fare un discorso a livello umano. E siamo vicino, insomma, e dispiace per la notizia che abbiamo avuto. E posso, ecco, solo dire che da parte mia, lo staff, i giocatori e tutta, penso, la società, insomma, siamo vicini a quanto accaduto all'ex presidente. Insomma, questo logicamente lo posso dire. Sì, per la seconda volta, diciamo, dopo la partita con la Salernitana ci troviamo un po' in emergenza, no? Cosa che non era mai capitata durante l'anno, a parte qualche durante l'anno, insomma, durante le partite precedenti. Uno, due, tre giocatori si riescono, diciamo, a gestire bene vista la rosa a disposizione. Quando ti cominciano a mancare 6-7 pezzi importanti, perché parliamo di giocatori importanti che stavano giocando, diventano più difficili le scelte e le decisioni a volte possono essere più scontate. Ma c'è sicuramente uno stato di emergenza dove però riusciamo a mettere in campo 11 giusti per provare a vincere la partita. Insomma, quindi dispiace per gli infortuni, dispiace per il momento, ma abbiamo comunque una rosa ampia e sicuramente troveremo le giuste soluzioni. Ma dobbiamo reagire, al di là della formazione di domani, al di là del modulo, dobbiamo reagire perché è una sconfitta, non dobbiamo resettare. Abbiamo resettato immediatamente, abbiamo analizzato insieme ai ragazzi la partita con la Salernitana, dove si poteva fare meglio. Qualche cosa di positivo l'abbiamo fatto, abbiamo fatto alcune cose negative e siamo stati puniti. Insomma, un po' più di concretezza, un po' più di attenzione in certi aspetti, ma quelli vanno al di là, insomma, dell'avversario che va a incontrare. Affrontiamo una squadra che ha un ottimo organico, che si è rinforzata e che vuole puntare, visto l'organico che ha. Vuole puntare, insomma, a raggiungere quantomeno la zona alta della classifica per andarsi ad affrontare poi i playoff, visto comunque il distacco dalle prime. E noi, consapevoli, insomma, che di affrontare un'ottima squadra, dove in casa si esprime bene, dove nella partita precedente fuori casa ha fatto un'ottima gara a Pescara, la partita ancora prima ha vinto 4-0 con il Perugia, quindi una squadra che veniva prima da questi 4 punti, veniva da 3 sconfitte, quindi stava attraversando un periodo nuovo, adesso è in ripresa. Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno che è stata una battuta d'arresto, vedrete che quest'anno non è lo stesso discorso dell'anno scorso. Io penso e parlo solo per quello che osservo durante l'allenamento e durante la settimana. Dico che su un campionato così lungo, anche se sono meno partite, ci può stare una battuta d'arresto dopo 14 gare, magari a ripetere altre 14 gare senza mai perdere e mantenere quel rullino di marcia. Insomma, avevamo anche detto che ci saranno momenti difficili, momenti dove non ti riescono certe cose, ma la partita con la Salernitana, se la vado ad analizzare da allenatore, dico che è stata una partita sulla falsariga della partita con l'Ascoli, dove con l'Ascoli loro hanno scheggiato 2 volte la traversa e noi invece abbiamo chiuso la partita nei minuti finali. Insomma, quindi è stata una partita dove mi rode aver perso, perché vincendo, visti anche gli altri risultati, potevi avere un vantaggio maggiore rispetto alla terza e alla quarta. E così non è stato, ma non è un dramma. Dobbiamo immediatamente, insomma, pensare ad andare domani a Cremona e prenderci questi punti che abbiamo lasciato. Ma l'emergenza che c'è oggi non ci sarà più, magari tra 20 giorni, insomma, quindi non dobbiamo prendere un giocatore per forza per utilizzarlo nelle prossime 2 o 3 partite. Insomma, la prossima settimana molto probabilmente rientrerà all'esame e nel giro di 20 giorni penso che recupereremo tutti. Quindi non dobbiamo fare acquisti perché siamo contati oggi. Se possiamo migliorare qualche cosa lo dobbiamo migliorare, lo possiamo migliorare, ma di vicende, insomma, di mercato, logicamente ne dovete parlare con il direttore che è a Milano e sta valutando qualsiasi cosa per migliorare logicamente questa squadra, e penso che dopo la partita, insomma, negli ultimi giorni qualche cosa si decida. Sì, è un ragazzo che lo stiamo valutando si è allenato con noi oggi e ieri, quindi avremo anche la prossima settimana, insomma, per valutarlo. Non si può, insomma, decidere in un allenamento quello che è le qualità di un giocatore, anche se comunque lo conosciamo e ha delle buone qualità, ma vediamo, insomma, in questi giorni. Ma mettiamo a vedere come va, vale, provino a valutarlo, insomma. Mettetemela come volete.
Gunnarsson, sì, 91, sì, giocatore norvegese, terzino che può fare anche il centrale, insomma. Ma in questi giorni abbiamo valutato diverse cose, perché agli infortuni già che sappiamo, all'inizio settimana non stavano benissimo neanche Moreo e Puskas, quindi abbiamo provato alcune situazioni e soluzioni diverse, sì, questo sì. Però comunque li abbiamo recuperati e starà a me decidere, insomma, se farli partire insieme o dall'inizio uno alla volta o nessuno dei due. E può essere un attacco diverso, ma può essere, e logicamente in quel caso là, se dovesse essere così, è normale che dovremmo sfruttare altre qualità, altri tipi di giocate, insomma, con due mezze punte a fare il doppio falso 9, no? E l'abbiamo provata ieri in allenamento, ma abbiamo provato anche altre soluzioni, perché comunque ieri si sono allenati anche Moreo e Puskas. Vediamo, vediamo. Noi pensiamo a noi, pensiamo a continuare a fare quello che stiamo facendo, incazzati della sconfitta subita, soprattutto perché è venuta nei minuti finali, soprattutto perché è venuta che magari prima potevi andare sul 2-1 e molto probabilmente portavi a casa 3 punti, insomma, ma non dobbiamo fare la corsa su nessuno. Abbiamo questo mini vantaggio, ma non ci interessa di questo mini vantaggio. Sappiamo che mancano ancora 17 partite, avremo da giocare 8 partite in casa e 9 fuori, e abbiamo punti a disposizione tanti per vincere il campionato, e allo stesso tempo ci sono tanti punti a disposizione per essere risucchiati da quelle che ti stanno dietro. Non dobbiamo prendere un distacco dal Brescia, no? Dobbiamo solamente pensare a rimediare a quello che abbiamo fatto nella scorsa partita, e se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo non è comunque un problema, perché abbiamo poi davanti a noi altre 16 partite per fare i punti che ci servono.